quindi. Abbiamo visto l'altra volta il concetto di sottoinsieme di numeri reali limitato. Sottoinsieme di numeri reali è limitato se ammette un maggiorante e un minorante. Ok? Cioè se esiste almeno un numero più piccolo di tutti gli elementi di A, minore o uguale a tutti A, è un numero maggiore o uguale a tutti gli elementi di A. Teorema elementare e conseguenza di questo, se un insieme è limitato, allora ammette infiniti minoranti e infiniti maggioranti. Se ne ammette uno, sono infiniti, in realtà ne ammette infiniti. È facilissimo da vedere, perché questo è l'asse reale, e fate conto che insieme, il nostro insieme A sia questo, se questo puntolino che rappresenta un numero è minorante, allora tutti quelli più piccoli di questo sono a loro volta minoranti, cioè se ce n'è uno ce ne sono infiniti, idem per i maggioranti. Un maggiorante ce ne sono infiniti. Allora, se manca uno dei due, ad esempio se non ci sono minoranti, se un insieme non ammette minoranti, si dice che è inferiormente illimitato. Se non ammette maggioranti, si dice che è superiormente illimitato. L'abbiamo già visto. Di tutti gli infiniti maggioranti ce n'è uno un po' speciale, che è il più piccolo di tutti i maggioranti. Il più piccolo di tutti i maggioranti prende il nome di estremo superiore. Se esiste. Quando un insieme è limitato superiormente, posso andare a considerare tra tutti gli infiniti maggioranti quello più piccolo. Questo numero prende il nome di estremo superiore. È un numero reale che ha le seguenti proprietà. Chiamiamolo. È maggiorante. Non solo, ma che significa dire che è il più piccolo di maggiorante? Significa dire che qualunque numero, non importa di quanto poco, ma più grande dell'estremo superiore, scusami, più piccolo dell'estremo superiore, non è più maggiorante. Ok? Come si quantifica questo è il più piccolo di? K, numero reale, è uguale all'estremo superiore di A, se ho verificato queste due condizioni. È maggiorante, qualunque X appartenente ad A è più piccolo di K, cioè K è più grande di tutti gli elementi di A. Ok? Dopodiché, seconda condizione, qualunque numero, qualunque altro numero, che sia però più piccolo di K, non è più maggiorante. Cioè, se prendo
una quantità epsilon positiva. Epsilon rappresenta una grandezza positiva, non importa quanto piccola. Allora, esiste un x appartenente ad A tale che x è maggiore o uguale di k meno epsilon. K meno epsilon è il numero più piccolo di k. E questo numero più piccolo di k, non importa di quanto poco sia più piccolo, non è più maggioranza, perché c'è almeno un x di A più grande di questo numero. Questa espressione quantifica la frase è il più piccolo dei maggioranti, cioè qualunque numero più piccolo di k non è più maggiorante. Attenzione alla differenza tra esiste e il qualunque. Non è indifferente. Se anche un solo numero di A è maggiore di questo, questo non è più maggiorante. Tutto chiaro? Esempio, se A è dato da numeri reali maggiori o uguali a zero, cioè tutti i numeri reali positivi, o nulli, allora questo insieme ammette estremo superiore? No, è superiormente illimitato. Ok? Perché ha tutti i numeri positivi, non c'è un numero reale più grande. Viceversa, un po' più grande, contratto. Se prendo i numeri reali negativi, questo insieme è inferiormente illimitato e superiormente limitato, perché tutti i numeri positivi sono maggioranti. Zero, 1, 2, 3, meno 1, meno 2. Il nostro A e poi è fatto così, è una semiretta. Qual è il più piccolo di tutti i maggioranti? È lo zero. L'estremo superiore di questo insieme è lo zero. Qualunque numero più piccolo di zero non è più maggiorante. Anche meno 0,1000 zeri poi 1 non è più maggiorante. Ci sono numeri di A che sono più grandi di B. Ok? Se, come in questo caso, posso andare avanti? Se l'estremo superiore di A appartiene ad A, cosa non ovvia, può succedere, può non succedere, allora l'estremo superiore prende anche il nome di massimo. E l'insieme di prima, 0 appartiene all'insieme, quindi 0 non solo è estremo superiore ma è anche massimo. Invece in questo esempio
e B è l'insieme dei numeri reali negativi, allora 0 è l'estremo superiore di B, ma non esiste il massimo di B, perché questo non appartiene a B. B è un insieme superiormente limitato, il suo estremo superiore è 0, ma 0 non è il suo massimo perché 0 non appartiene a B, dato che P c'è minore e non minore uguale. Tutto chiaro? No. No, non esiste il massimo. Esiste l'estremo superiore, ma non c'è il massimo. Affinché ci sia il massimo, è necessario A, che l'estremo sia, che l'insieme sia limitato, quindi ammette l'estremo superiore, e che l'estremo superiore appartenga all'insieme, cosa che non è detto che succeda. Un insieme può benissimo essere limitato senza avere massimo. Ovviamente vale proprietà analoga per l'estremo inferiore. Se ho un insieme di numeri reali, si chiama estremo inferiore il più grande di tutti i minoranti. Ovviamente devono esistere i minoranti, se no non ha senso andarsi a casa in inferiore. Quindi l'inferiore di B, chiamiamolo H, ha le seguenti proprietà. La prima proprietà, qualunque sia X appartenente a B, allora H è minore o uguale, H è più piccolo di tutti gli elementi di B. È minore. Inoltre, qualunque numero più grande di H non è più minorante. Esiste, anzi, qualunque X lo prenda positivo, esiste almeno un X di B per il quale X è maggiore, no, minore, scusate, o uguale di H più S. Qualunque numero più grande di H non è più minorante. Chiaro? Se esiste l'estremo inferiore di B e questo appartiene a B, allora l'estremo inferiore prende il nome di B. Esempio,
B, ossia l'insieme dei numeri reali, maggiore o uguali a 2. Allora, questo è il nostro B. L'estremo inferiore di B è il più grande di tutti i minoranti, è 2, che è anche il minimo di B, in quanto 2 appartiene a B. X maggiore di 2 senza l'uguale, 2 sarebbe stato estremo inferiore, ma non massimo, ma non minimo, in quanto il 2 non sarebbe appartenuto. Ok? Altro esempio. Vai avanti. Dimmi. L'insieme di tutti i numeri reali tra 3 e 9, con 3 escluso, 9 incluso. Il 9 c'è, il 3 no, faccio un cerchietto vuoto. Insieme di numeri reali è limitato. Tutti i numeri da 9 in su sono maggioranti, tutti i numeri da 3 in giù sono minoranti. Il più grande dei minoranti è 3, quindi l'estremo inferiore di A è 3, pardon. L'estremo superiore di A, il più piccolo dei maggioranti, è 9. 9 è anche massimo. Tuttavia, poiché 3 non appartiene ad A, non esiste il minimo di A. Insieme è limitato, a estremo inferiore 3, estremo superiore 9, a mese massimo che è 9, ma non ha minimo. Prendiamo adesso qualcosa di un pochettino più succulento. Insieme di tutte le frazioni unitarie. I numeri razionali, 1, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 5, 6. Questo disegno, questo non è rappresentabile da un segmento. Perché? Perché tra 1 e 1 mezzo non c'è nessun altro elemento di A. Sono frazioni,
tra 1 e 1 mezzo, unitarie tra 1 e 1 mezzo, diverse da 1 e diverse da 1 mezzo. Frazioni unitarie sono tutte le frazioni che hanno un numeratore 1. Il nostro bici è l'1, un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, un sesto, un settimo. Che tipo di insieme è questo? Ovviamente B è sotto insieme di R. È limitata? Certo, perché tutti i numeri più grandi di 1 sono maggioranti, tutti i numeri negativi sono minoranti. Quindi sicuramente è limitato. Qual è l'estremo superiore? Qual è il più piccolo di tutti i maggioranti? È 1. Ma 1 appartiene a B, quindi è anche il massimo. Qual è l'estremo inferiore? Qua, scrivo qua. Il più grande di tutti i minoranti. È lo 0. E qualunque numero più grande di 0 non è più minorante. Ma non è minimo. Qualunque numero positivo, per quanto piccolo io prenda, posso sempre pensare a una frazione che abbia un denominatore sufficientemente grande per essere più piccola del numero che ho scelto. Ergo, l'estremo inferiore è 0. Ok? Attenzione, questo insieme non è rappresentabile come un segmento. C'è una classe, un gruppo di sottoinsiemi di R particolarmente utile che va sotto il nome di intervalli. Un intervallo di numeri reali è, per D, prendiamo l'esempio di prima, l'esempio B di prima, tutti i numeri da 2 in su, è pensabile come un intervallo. Tutti, ancora prima cosa abbiamo visto? Un insieme di numeri reali rappresentabile come un segmento è un intervallo. Ok? L'ultimo esempio che abbiamo visto invece questo non è un intervallo. Allora, come definiamo un intervallo? Beh, il prodotto di intervallo, vediamolo qui, è un insieme pensato in questo modo. Tutti i numeri reali compresi tra due estremi. Quindi gli estremi possono essere inclusi oppure no. E possono essere finiti oppure no. Questo perché non era un intervallo? Perché tra l'1 e il 2 tutti questi numeri reali sono assenti da B. Mentre qui tutto ciò che c'è tra A e B appartiene a B.
quindi detto terra terra, lo dico qui ma non lo ripeterei a nessuno, un intervallo è un insieme di numeri reali che non ha buchi, mentre questo è un intervallo di insieme di numeri reali svizzera pieno di buchi. Questo come viene formalizzato, attenzione, questo è un esempio di intervallo, ok? Il prototipo di intervallo. La definizione di intervallo è la seguente. Che è più generale di questa però. Si definisce i tutto insieme eventualmente impropri numeri reali un intervallo se posso andare avanti succede la seguente cosa. Qualunque coppia di elementi appartenenti a D io prenda con ad esempio x minore di y, uno più piccolo dell'altro, cioè presi comunque due elementi di I, allora qualunque z reale tale che x è minore di z è minore di y, cioè tutti i numeri compresi tra x e y sono elementi di questo formalizza la frase insieme a una questo evidentemente, come potete vedere, non è vero per B, perché se x è un mezzo e y è 1, tutti i numeri reali tra un mezzo e 1 non sono elementi di B. Questo non è un intervallo. Se invece prendo tutti i numeri da 3 inclusi in su, questo è un intervallo, che qualunque coppia di numeri io prenda all'interno di A, tutti i numeri compresi, uno qui, secondo qui sta x, questo è y, tutti i numeri compresi tra x e y sono elementi di A. Questo non ha buchi. Dal punto di vista geometrico, se volete, l'intervallo è pensabile come un segmento, una semiretta o una retta. Ok? Quando risolviamo una disequazione e troviamo soluzioni 9 volte su 10 sono rappresentate da intervalli. Ok? Qualunque è molto importante. Se anche per una sola coppia xy questo è falso, qui insieme non è molto male. Faccio un esempio. Questo non è un intervallo.
e come è fatta. Sono tutti i numeri da 3 e 5, con 2 e 5 esclusi, e il 7. Se io prendo x uguale a 4 e x uguale a 7, è falso che tutti i numeri tra 4 e 7 appartengono a 5. L'intervallo include, invece se togliessi il 7 lo sarebbe il 7 e 3, cioè se solo il numero tra 4, 2 e 5 sarebbe un intervallo. Funzione, per esempio, ho e i se l'intervallo include i suoi estremi superiore e inferiore lo chiamo chiuso. Se invece non include i suoi estremi è aperto. Un esempio che poi vediamo come sta a funzionare. Questo è un intervallo chiuso perché contiene il 2 e il 9 che sono i suoi estremi. Questo è un intervallo aperto perché non contiene né il 2 né il 9 che sono i suoi estremi, cioè non ha né massimo né minimo, però è estremo superiore e inferiore. Poi ci sono i casi misti, eh? Questo C è un intervallo chiuso a sinistra, aperto a destra. Allora, A, questo è chiuso, B, aperto, C è aperto a sinistra, chiuso a destra, a sinistra. Si può dire che semi aperto o semi chiuso. Ok, ci fermiamo qua per adesso che ci sta per suonare.